E noi già conosciamo Aldo Salamino e siamo pronti a farci un sacco di risate. Gli facciamo una domanda: c'è la sala piena di gente, te l'aspettavi? Beh, l'orario era un po' di quelli così proibitivi, però ho visto persone arrivare già dalle 7:15, quindi mi sono veramente rianimato. Poi devo dire grazie un po' a tutti quelli che hanno dato una mano, perché il mio era fuori programma. E quindi tutti, compreso voi che state riprendendo, ma il Corriere del Giorno, Blue Note, tutta una serie di amici che mi conoscono, Studio 100, che mi hanno dato la possibilità di fare promozione di questa serata. Io sono molto emozionato, non è una frase fatta, perché per me, che reputo Tarantino lo sono, mi chiamo Cataldo, fare un qualcosa dialettale a Palazzo Galeota, nel cuore della città vecchia, per me è un'emozione grandissima. Io dicevo oggi ai miei, neanche fare una cosa all'Orfeo in altre parti mi ha emozionato così tanto. Quindi io sono fortemente emozionato, ho visto gente anche di tutte le età, persone che il dialetto lo masticano. Però poi iniziamo a parlare con le persone e vediamo che proprio tutto a posto non è, però noi siamo abituati a soffrire, andiamo avanti. Però noi siamo anche abituati allo scirocco. Stasera mi sembra che c'è caldo qua, però voi ve ne siete accorti. E quando però fa caldo, magari non ci va proprio di dire tutto a posto, perché è anche un po' lunga, voi lo sapete, noi non è che poi ci incontriamo e facciamo tutto a po'. Io però vorrei sentire da qualcuno di voi, Massimo lo dirà tutto a po', Massimo tutto a po'. Tutto a po'. Ecco, quindi noi diciamo tutto a po' perché ci stanca. Poi però se andiamo avanti e oltre al calore la temperatura è altissima, beh, noi non facciamo altro poi che sintetizzare ancora di più il concetto. Ci vediamo e diciamo tappo, ma non detto così, cioè Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Grazie. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV. Taras TV.